Post-partita di Mazzara Cus Palermo terminata qualche minuto fa 1-0 per la formazione canarina, vittoria importante nell'ultima gara dell'anno per la formazione appunto di Mister Domenicali. Mister, innanzitutto complimenti per questa vittoria e per la bella chiusura dell'anno. Grazie, grazie. È stata una partita complicata a dispetto insomma di quello che si poteva magari pensare per la posizione in classifica degli avversari. Il Mazzara ha creato tanto, ha concretizzato poco, ma alla fine sono arrivati 3 punti. Sì, in effetti questo è il calcio, io l'avevo anche detto prima della partita, cioè partite facili non ne esistono, chiaro questa squadra in questo momento è ultima in classifica, però oggi è venuto qui a vendere cara la pelle, ha fatto una buona gara, molto attenti sul campo, molto concentrati a lottare su tutti i palloni, come giusto che sia. Noi abbiamo fatto una buona gara, soprattutto il primo tempo, dove diciamo che la chiave di tutto era riuscire a fare gol. Abbiamo fatto gol solamente al 45esimo del primo tempo, ma ne avevamo già mancati almeno 2 o 3. Queste partite si sbloccano in questo modo, segnando alla svelta e di conseguenza togliere certezze e volontà agli avversari. Purtroppo non è stato così, la stessa cosa nel secondo tempo, abbiamo creato meno, però la squadra è sempre stata in partita. E sinceramente non abbiamo, a parte l'ultimo secondo del primo tempo, non abbiamo mai rischiato, anzi non ci hanno mai tirato in porta. Quindi questo è un dato molto positivo, però quello che io ho detto anche ai ragazzi, noi abbiamo dei margini di miglioramento importanti e questo dobbiamo assolutamente arrivare a dove voglio io. Voglio provocarlo un attimino. Nel primo tempo abbiamo contato almeno 5-6 occasioni da gol, nel secondo tempo qualcosa di meno. Cos'è mancato per trovare il gol nel primo tempo prima dei minuti di recupero e cos'è mancato nella ripresa per chiudere la partita? È mancato un po' la determinazione in fase conclusiva, perché a noi è mancato, e anche in certi momenti nella rifinitura dell'ultimo passaggio. Quindi è proprio qui che, perché noi siamo arrivati nell'area avversaria tantissime volte e poi magari ci siamo persi con un passaggio corto, un passaggio lungo, un movimento non fatto, quindi o a volte abbiamo calciato fuori o abbiamo calciato piano. Ecco, ci è mancato questo, un po' la finalizzazione e la rifinitura, cose che dovremmo sicuramente fare nostre, perché con tutta la mole di gioco che abbiamo fatto, considerando che abbiamo comandato quasi sempre il gioco, sicuramente bisogna chiuderle molto prima, perché sull'1-0 la partita rimane sempre in bilico. Oggi c'erano 19 uomini in distinta. Sì. C'era qualche indisponibile nell'ultima ora? Sì, c'era Federico che ha avuto un attacco febbrile e quindi non ho potuto usufruire del suo apporto, però insomma un attacco febbrile non è niente di che, spero di averlo già pronto martedì per la ripresa degli allenamenti. Adesso con la vittoria di mercoledì in Coppa e con questa vittoria che chiude il girone d'andata è arrivato un pronto riscatto dopo la battuta d'arresto di domenica scorsa, è un buon viatico per iniziare l'anno nuovo? Beh certo, domenica scorsa abbiamo perso e abbiamo analizzato la nostra sconfitta e soprattutto, come giusto che sia, abbiamo mantenuto la testa alta, abbiamo continuato a lavorare, ci siamo allenati bene, siamo andati in campo appunto nella partita di Coppa Italia, l'abbiamo vinta, oggi la partita di campionato l'abbiamo vinta, quindi direi che per il momento va bene così, però sappiamo che non possiamo né accontentarci e non siamo sicuramente al massimo di quello che vogliamo fare. Ora si comincia a puntare alla semifinale di Coppa. Beh, a questo punto la prossima partita è quella, quindi abbiamo un po' di tempo, godiamo un po' anche le festività natalizie, però nello stesso tempo ci alleneremo per preparare quella partita.